leggendario Smurf Cat. E oggi in VR gli daremo la caccia all'interno del mondo di Super Mario. Poi capirete il perché. E faremo su di lui degli esperimenti molto molto particolari. Sei pronto? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Tornare al McDonald's in VR, ma oggi non siamo qui per mangiare, o meglio, non solo per mangiare, ma anche per lavoro. Vi piace la mia nuova pistola? Allora, patti chiari e amicizia lunga, ma quello è Freddy. L'hanno messo a cuocere... L'hanno messo a cuocere gli hamburger? Lo so che prima lavoravi in un centro commerciale enorme, ma è andato a fuoco, quindi questo ti tocca fare. Oh, buongiorno! Allora... Ma perché questo McDonald's diventa sempre più strano? Perché c'è Venom e Spider-Man insieme nello stesso posto che stanno ordinando da mangiare con Marcello, quattro mini Marcelli e Freddy agli hamburger? Comunque non voglio farmi domande. Questo è P1000, lo prendo io. Grazie mi... Dicevo, l'EpiMill mi è caduto ed è stata colpa vostra. Voglio il rimborso. In che senso che l'EpiMill era tuo? No! Era mio! Stai calmo! Stai calmo! Calmissimo devi stare! Ma gli è sparita la lingua, ragazzi! Va bene! Stai calmo! Tu, tienilo a bada! Va bene? Altrimenti picchio anche te! Oh! Oh! Stai calmo! Stai calmo! Tu non guardarmi così! Altrimenti fai la loro stessa fine! No! Non diventi un supereroe! Non diventi un supereroe o un super cattivo. Diventi carne da macello. Va bene? Esattamente così. Oh, oh, stai calmo. Oh, stai calmo, fra. Stai calmo, fra. Dove credi di andare, fra? Dove credi di andare? Oh, fra. Hai visto, fra, che body slam gli ho fatto, fra? Eh? Io sono lo Spider-Man più cool del quartiere. Tu sei solo imbecille. Io non riesco a mangiare neanche le pere. E questa è una battle di freestyle. Ti stendo a terra e adesso muori. Perché con questa pistola io ti faccio fuori! Ecco, adesso va meglio. Non ti preoccupare, tienila. Ne ho un'altra. Uguale, sì. Sono pazzo e ne ho comprate due. Comunque, sono qui non solo per mangiare. Voglio tutto gratis, ovviamente. Tutto il menù. Tranne quello con il pesce dentro. Quello non mi piace. Non so perché, ma non mi piace. Sono qui perché un uccellino mi ha detto... Tu mi metti ansia, per favore. Per favore. Come ho fatto a non colpirlo? Tienimela un attimo. Aspetta. Aspetta, senti, coso, coso, senti, apri la porta, vieni qua, io sto per impazzire, sto per impazzire ed è appena iniziato il video. Adesso tu esci da questa porta, ok? Altrimenti, no, l'ho mancato anche con la spada, vediamo se ti manco con questo, vieni qua, maledetto. E tu non guardare. Senti, Freddy, visto che io e te siamo amici da tanto tempo. Visto che siamo amici da tantissimo tempo, perché non mi vai a fare un bel panino? Bravissimo, preparamelo, eh. Mettici la salsa buona che fate voi. Mi raccomando. Freddy, stai al tuo posto. Oh, digli qualcosa. Tu lo comandi. Cioè, fai qualcosa. Digli che non mi deve seguire. Scusa un secondo, eh. Un secondo solo. Dove l'ho messa la pistola? Vai a fare gli hamburger. Muoviti. Vai. Su. E mi sei anche scaricata la pistola. Tu non guardare, ok? Poi mi dai una mano dopo. Dicevo, per la 20ª volta. E se mi interrompi di nuovo. Ok, che ho iniziato io. Ma se mi interrompi di nuovo, ti spacco la testa. Non ci provare, eh? Non ci provare, ti ho fatto un occhio rosso, ti faccio... Niente, non riesco a farti l'altro occhio rosso. Comunque, un uccellino molto molto carino mi ha detto che qui in VR, su Bonlab, è arrivato lo Smurf Cat. È vero? Parla. Ma come è vero?
In che senso è vero? No. Questa cosa non mi piace per niente. Che vuol dire che è vero? In che senso devo tornare al McDonald's di notte per parlare? Perché non puoi parlare adesso? Quali clienti devi servire? Non c'è nessuno. Baba Boy. Aspetta un attimo. Ecco, non c'è nessuno. Non devi preparare il cibo a nessuno, non devi servire nessuno. Possiamo parlare, per favore? Marcello, non mi costringere. Ho altre armi nel camion. Non mi costringere. Non mi costringere. Ecco, adesso sei diventato Deadpool o Daredevil, non lo so. Oh, perché vi spaventate tutti quando vi punto una pistola in testa? Sta volando Marcello, vai! Una piccola aquila! Ah! No, Marcello! Oh, Marcello! Aiuto! Ho bisogno di aiuto! Ok? Aspetta! Oplala! No, che vuoi fare a botte con Spider-Man, bro? Aspetta, esci fuori, vieni. Piano, hai visto che ti ho trasformato in un supereroe? Super imbecille. Dovrei avere delle armi qui. Eccola. Aspetta un attimo. Questa è nuova. Oh, questa è nuova. Perfetto, vai. Pow! Oh mamma mia, ma quanto sono grossi i proiettili. Mi sembra leggermente eccessivo. Gli ho bucato praticamente lo stomaco. Comunque va bene. Per avere le informazioni che cerco. Chiudi la bocca, bravo. Magari non così. Per avere le informazioni che cerco verrò di notte. Mi raccomando, fatti trovare. Altrimenti ti prendo a testate. Imbecille. Questo però lo nascondo. Mai dire mai. Prendo il mio fucile a pompa e attendo la notte, sperando che non arrivi nessuna bestia satanica, compreso Marcello. E là c'è nessuno. Mi è venuta un'idea. Aspetta. Mamma mia, però quanto ci metto a correre. Che fatica. Mi nasconderò qui, in mezzo alle piante, finché non arriverà la notte. Sono come un cacciatore, un predatore. Sono tipo Kraven di Spider-Man. Ma si è già fatta notte? Ma stavo finendo di parlare, ma com'è possibile? Perfetto, piano piano, dobbiamo capire dove è Marcello. Mi sto cagando addosso, anche al McDonald's di notte. Devo smettere di giocare gli horror. Marcello, sei lì sopra, meno male che ho il puntatore laser, almeno questo illumina. Marcello, sei qui? Qui non c'è nessuno. Dov'è quell'imbecille? Mi ha detto di venire al McDonald's di notte. Eccolo, Marcello! Marcello! Oh, sono io! Entriamo dentro che mi sto cacando addosso fuori, ok? Bravo! Aspetta, mettiamoci seduti, mettiamoci comodi, vai! Allora, tu stai giù! Allora, bravo! Stai qua, parla! Allora, dimmi che cosa vuol dire che c'è lo Smurf Cat qui in VR su Bonlab? In che senso è nel castello di Peach di Super Mario? Perché è lì? Sta cercando di conquistare tutti i mondi? Ma perché? Vuole diventare il capo supremo? Ma è un gatto puffo con un fungo in testa. Come fa a diventare il capo supremo? Che significa? Chiedi a Mario che è nella cella frigorifera. Perché hai Super Mario nella cella frigorifera? Va bene. Vado a parlare con lui. Tu, per favore, cucinami 4 salti in padella. Con il fucile messo così, sembrerà che tu ti sia sparato in testa e la colpa non andrà a finire a me. Tieni anche la padella, mai dire mai. Io uso le mie pistole, sì, ne ho comprate 4. 2 le ho perse stamattina e 2 sono qui. Ecco, adesso magari quello non è il danno di un fucile a pompa, ma non ti preoccupare, scapperò prima di un'ora. Mario, dove sei? Mario! Scusate, sto diventando pazzo. Oh, è salta. Salta, sì, ballar! Sì, cantiamo tutti insieme. Mamma mia, che ansia. Infatti la bambina è tipo spaventata. Oh no, c'è un clown con la chitarra. Mamma mia. Scusate, gli ho sparato perché non mi piacciono i clown. E neanche i Marcelli. E neanche i Super Mario. Imbecille, dove sei? La cella frigorifera è questa. No, chiudi. La cella frigorifera è questa. Sì, immagino di sì dal colore. Beh, perché? Tu adesso spiegami il perché. Perché? Perché sei in una cella frigorifera? Chi ti ci ha messo qui? In che senso tu? Stavi scappando dallo Smurf Cat? Allora Marcello aveva ragione! Ha invaso il mondo di Peach e nel suo castello? Ah, è fuori dal castello perché non riesce ad entrare? Ci credo, è alto tipo così? Come fa ad entrare? Comunque bravo Mario! Vieni con me! Vieni con me, mi è venuta un'idea! Aspetta, se io provassi tipo a friggerti qui dentro, ok? Vai, prova a rialzarti. Non riesci. Va bene.
bene, credo si sia leggermente buggato. Attendi qui un secondo. Oh, mamma mia, Spider-Man. Aspetta, sì, Spider-Man, ok. Prendo la padella con le mie ragnatele. Va bene, con le mie ragnatele. Mario, per favore, mi cucini due patatine fritte? Io nel frattempo vado a salvare il tuo mondo. Vado a salvare il tuo mondo. Resta qui. Bravo, bravo, friggi le patatine. No, si vede ancora il cappello. Qua, così. Oh, stai qua, fermo. Vabbè, niente. Dobbiamo andare subito nel mondo di Super Mario. Dobbiamo salvarlo. Aprite tutte le porte. Sì, sì, un attimo. Non riesco ad aprire le porte. Sono un imbecille. Johnny, per favore, prima che faccio altri danni qui dentro, teletrasportami subito. No, 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 Johnny. Oh, mamma mia, tu sei pazzo. Ti ho detto mille volte che dobbiamo migliorare l'atterraggio. E questa è l'ultima volta. La prossima ci finisci tu con i piedi spezzati per terra. In che senso mi hai dato un go-kart e delle armi? Dove sono? Ah, il go-kart, potevi darmelo almeno a tema Super Mario, visto che siamo nel suo mondo, nel castello di Peach. Però grazie per le armi, bellissima, una pistola con un silenziatore gigantesco, fantastico. Questa cos'è? Una specie di mini mitra? Va bene, non ti preoccupare. Questa non ti sembra un tantino esagerata per dei gatti puffo piccolissimi? Però sì, effettivamente va benissimo. Mai dire mai. Ah, mi hai lasciato le siringhe dietro una roccia. Che cosa vuol dire che mi hai lasciato le siringhe dietro una roccia? Qui è pieno di rocce. Quale roccia? Come lo scoprirei presto? Ma dimmelo, no? Ma guarda te, st'imbecille. Ok, devo solo ricordarmi come si accende il go-kart. Ah, è già acceso. Come fa adesso? Essere già acceso, non c'è neanche il motore. Va bene, la smetto di farmi domande. Come, scusa, che cos'è sta roba? Aspetta un secondo, che hai detto? Mi hai preparato una sorpresa vicino al ponte? Va bene, Johnny, grazie mille. Ok, devo solo ricordarmi come si guida. Ah, vabbè, niente di troppo difficile. No, ho giocato abbastanza a Mario Kart. Stavo per fare una bruttissima fine. Ma non vedo nessuno Smurf Cat qui. Siamo sicuri che sia il luogo giusto? Oh, mamma mia, sto sbandando. Oh, zitto. Oh, mamma mia, fermo, non mi ha visto. State tutti fermi e in silenzio. Shh, io adesso gli vado alle spalle. Ok, piano. Mi hai visto? No! Oh, body slam! Sei vivo? Smurf Cat? Vieni qua! Pow! Cos'è, eh? Non hai preparato il tuo esercito di Smurf Cat? Come avete fatto a venire tutti insieme contemporaneamente qui nel mondo di Super Mario? Pensavo di averti battuto, pensavo ci fossi solo tu. Ma là ce ne sono almeno 50. Ah, giusto Johnny, ho le siringhe, bravissimo. Allora, voglio analizzarlo. È un effettivo gatto tutto blu che a quanto pare non ha gli occhi, che ansia. Vediamo che c'è dentro. A quanto pare non ha neanche il cervello. Ha un cappello a forma di fungo, è tipo un puffo realistico. Ok, ha una piccola codina. Le braccia hanno degli evidenti problemi, le lasceremo lì. Guardate, queste sono le... Un attimo, cosa è successo? Queste sono le sue armi. Una specie di mini spadina con attaccata una lumaca. Oh, schifo. E poi c'è dell'uva. Ok, ho mangiato direttamente lo Smurf Cat. Vi è venuta un'idea? Let's go! Sono pazzo. Sono arrivato, eh? Tu che cosa stai guardando? Guarda questo. Pow! E adesso guarda per terra. Imbecille. Oh, guarda i trick. Pow! Pa! Poi la cambio di nuovo e pa! Mamma mia, sono troppo forte. Guarda, continua a guardare verso l'alto. Sì. Mi si è scaricata la pistola. Qualcuno ha delle munizioni. Ma perché stanno tutti guardando verso l'alto? Cos'è? Ci sono gli alieni? Non c'è problema. Ho anche questa. Maledetti Smurf Cat. Devo fare pulizia nel mondo di Super Mario. Ma si è scaricata pure questa. Va bene, non fa niente. Grazie Johnny per avermela data. Come si prende? Pow! Mamma mia, è fortissima. Vai! Pow! Sono pazzo, sì. Oh! Ecco cosa intendevi per... Ho capito qual è la sorpresa, Johnny, sei un genio. Ho capito cosa intendevi per siringhe dietro la roccia. Voglio provare la combo suprema di freeze più antigravità. Vieni,
Vieni, piccolo gattino. Piano e... Pow! Frizzato! Perfetto! E adesso... Gravitato! C'è un problema. Aspetta, con calma. Stai buono... Oh! Stai buono, no? L'ho sparato contro la roccia! Vieni qua! Grande puffo! Anzi, non troppo grande, niente. Credo volerà verso l'infinito ed oltre per sempre. Nell'effettivo queste siringhe non le ho mai provate insieme. Ok, lui non mi ha visto. E BOW! Oh mamma mia, oh mamma mia. No, ragazzi, che cosa ho combinato? Smurf Cat, stai lì. Opla là! Perfetto! E adesso? Ok, ok, piano. Scusate, sapete cosa gli sta succedendo? Coso? Gatto, puoi curare il tuo amico, per favore? Curalo! Guarda! È in preda al panico! Aspetta che ti do una mano. Opla là! Oddio, lui è quello più forte? Opla là! Oh! 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 Non ti permettere! Non ti permettere! Ti tiro un pugno! Vieni qua! E adesso? E adesso che cosa fai? Che cosa fai? Ti spezzo! Ti spezzo! Body sample! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Bah! Sei fatti sotto! Fatti sotto! Ah! Vieni, vieni! Bah! No, è caduto da solo! Io non ho fatto niente! Dammi la siringa! Dammi la siringa! Ica, ica. Perfetto! Credo stia bene! Lui invece no! Aspetta! Aspetta! Ok! Stai bene! Stai bene! Fidati che stai bene! Fidati che stai bene! Non ti preoccupare! Tutto a posto! Vieni con me! So io com'è! Salvarlo quello lì! Sta ancora girando. You spin in my head right round, right round. Baby right round, baby right round. You spin my head right round, right round. Pow, 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 pow. Al volo, sì, sì, al volo. Fatti sotto, fatti sotto. Vieni qua, vieni qua. Voglio sparargli al volo, vieni, vieni. Mi è venuta un'idea. Dov'è la siringa verde? Siringa verde? Dove sei, mamma mia? Poveri Smurf Cat. No, no, mi sa che la siringa verde ce l'ha ancora. Non so più parlare. E visto che non so parlare, ti ammazzo. Scusate. La siringa verde era lì comunque, ma dov'è volato il gatto? L'avete visto anche voi che è tipo partito nell'iperspazio? Gatto, ci sei? Scusate, sono io stupido o voi che cosa state guardando? Parlami! In che senso c'è un pazzo che ha sganciato una bomba atomica? Sarei io quella persona, ma non ho sganciato nessuna... bomba atomica! Johnny sei... No, lui non è Johnny. Johnny sei stato tu? Sei un genio! Sei un genio, allora voi aspettatemi qui, mi serve il telecomando. Perfetto! Adesso devo salire lì sopra perché voglio... Ah! Torturare quegli Smurf Cat maledetti, bravi! Sono stati attirati dei miei marchingegni. Questo lo posizioniamo un attimo qui. Non vorrei esplodesse tutto. Mi fa troppo ridere quel gatto, io non ho parole. Adesso, lui che è già morto, o a quanto pare no, non fa niente, lo mettiamo qui dentro. Premiamo start. Vabbè, lui è morto, quindi non funziona. Voi, guardate queste! È molto più divertente. Sì, 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 mettetevi qui dentro. Posizionatevi con molta calma. Bravo. Anche tu, ficcatevi dentro. Ma anche solo tu. Vieni, imbecille. No, gli ho fatto sbattere la testa contro la pietra. Non c'è problema. Ehi, come ti sei permesso a uscire? Dentro. No. Non sono stato io. Giuro che non sono stato io a chiuderlo. Ok? Ok. No, 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 no. C'è una fuoriuscita di gatti. C'è una fuoriuscita di gatti. Ma basta! Aspetta! Vieni qua, maledetto gatto! Avvia! Avvia le seghe elettriche! Ah! Sì, tu vieni qua! Vieni qua! No, no, questo no! Aspetta! Bravo! Vieni qua! A papà! Oh, perfetto! Tu, più dentro! Più dentro, sì! Chiudi! E adesso gli Smurf Cat rimarranno lì per sempre! O almeno credo! Aspetta! Bomba atomica! Bomba atomica, come si fa? Come dovrebbe funzionare? C'è scritto premi il pulsante, ma ogni volta che lo premo non succede niente. Dai che sono rimasti gli ultimi due. Come si fa? Ah! Al prossimo video! Credo abbia funzionato. Ho creato di nuovo un nuovo pianeta. Fantastico. Oppure ho fatto esplodere il sole. Ho visto un gatto che volava tipo nella stratosfera. Fantastico.